Quanto guadagna uno youtuber da mezzo milione di iscritti? Milioni di euro! Centinaia di migliaia di euro! Mille! Migliaia di euro! Mille! O un gaz? Dato che tanti dei maggiori youtuber hanno svelato i loro guadagni, in questo video svelerò i miei. Nella prima parte del video vi spiego alcune cose fondamentali. Nella seconda vi spiego come funziona YouTube. Nella terza vi svelo i miei danari segreti, spiegandomi in base a che cosa si guadagna di più o di meno. Nella quarta vi svelo come faccio a campare, dato che, come capirete dal video, coi guadagni di YouTube non ci pagano anche le spese. E nella quinta do consigli a chi vuole diventare youtuber. Cose fondamentali. Ora, prima di svelarvi quanto fatturo da YouTube, devo spiegarvi alcune cose che il mondo intero dovrebbe avere in mente, ma che purtroppo, non spiegandole a scuola, tanti ignorano. E quindi spesso vedo dei commenti che... Le parole fatturato e guadagno sono due cose diverse. Prendiamo 10 milioni di euro. Sono la stessa cosa per tutti, no? Beh, se io fatturassi 10 milioni l'anno, probabilmente andrei in giro in McLaren Senna perché la Ferrari costa troppo. Ma se Amazon fatturasse 10 milioni l'anno, chiuderebbe dopo un giorno. Quindi capite che i soldi non sono la stessa cosa per tutti. Il fatturato non è il guadagno, ma il guadagno è il fatturato meno le spese e le tasse. Se incasso 10 milioni ma ne spendo 11, sono rovinato. Se incasso 100.000 e ne spendo 1.000, me la godo. Ora prendiamo un libero professionista con partita IVA e un dipendente con stipendio. Ipotizziamo che il libero professionista fatturi 3.000 euro al mese mentre il dipendente prenda 1.500 euro netti di stipendio. Quale dei due guadagna di più? Molte persone risponderebbero: beh, il libero professionista ne prende il doppio. Siamo proprio sicuri? Facciamo il conto annuale per praticità. Il dipendente sono 18.000 euro netti l'anno, il libero professionista 36.000 euro lordi l'anno. Quanto spende il dipendente per il proprio lavoro? Non intendo casa, bolletta, luce, ma per il lavoro. Zero. E un dipendente, per cui gli strumenti glieli fornisce l'azienda. Il libero professionista quanto spende? Ora, non sono commercialista, le tasse sono un bordello allucinante. Però facciamo finta che sia forfettario. Il forfettario non scarica le spese. Facciamo finta che paghi un 30% di tasse. Sono 10.800 euro. Ne restano 25.200. Poi dipende da che professionista si tratti, ma è probabile che si debba comprare l'attrezzatura, ripararla, aggiornarla, pagare abbonamenti, utenze, ufficio, personale, collaboratori, costi di produzione, camera. Questo costo è variabile, può essere zero. Come 1.000. Nel mio caso, solo d'attrezzatura spendo circa 10.000 euro l'anno. Facciamo finta fossero anche solo 7.000 euro in totali. Quindi alla fine chi guadagna di più dipende da quanto il libero professionista spende. Si capisce quindi che il libero professionista lo andiamo a mettere nella categoria dell'imprenditore, che è quella persona che fa un qualcosa sperando di incassare più di quello che ha speso. Inoltre il dipendente ha la mutua, le ferie, a volte la tredicesima, il TFR. Il libero professionista è un imprenditore al cagotto, non guadagna. Va in ferie? Non guadagna. Si rompe un maledetto astra? Non guadagna. Ora, sia chiaro, questo non è sul dire è giusto, sbagliato, è meglio, è peggio. Ognuno fa quello che vuole nella vita, l'importante è che sia felice per quello che fa. Quindi perché è importante spiegare tutto ciò? Perché quello che vedrete tra poco non sono i miei guadagni, ma sono quello che fatturo. Il che, se non vi dico anche quanto spendo, non vale niente. L'altra cosa fondamentale che ci tengo a dire è: piantiamola con questi luoghi comuni. Io non capirò mai perché se in America dici: oh, quest'anno ho guadagnato $1 milione, la gente ti dice: minchia, grande, wow, complimenti, hai spaccato, hai raggiunto il successo. Mentre invece se in Italia dico: quest'anno ho guadagnato un... Shh, non dire quanto guadagni, parla piano che poi la gente ti sente. Che se poi sanno che guadagni i soldi, te li vengono a chiedere. Hai visto quello col macchinone? Quello lì di sicuro non paga le tasse. Ma qual è il problema che abbiamo in Italia? Perché? Cioè, se uno lavora bene, guadagna bene, raggiunge il successo, ma facciamogli un applauso anziché chiedergli i soldi. Se proprio bisogna chiedergli qualcosa, che gli si chieda come ha fatto. E una volta che ce l'ha spiegato, che si alzi il culo dal divano e si vada fuori a farlo. Io tutta la vita con questi luoghi comuni sul vile denaro, denaro sporco. Basta, basta, siamo nel 2020, non nel 1600. 1.000. Ok, quindi come funziona YouTube? Questa è la domanda che mi fanno sempre. Cioè, ma YouTube ti paga? Avete presente quando aprite un video qualunque e parte la pubblicità? Non la pubblicità in cui, non so, ad esempio io vi dico: bene ragazzi, l'azienda che fa queste stampelle oggi sarà lo sponsor di questo video.
No, mi riferisco proprio alla pubblicità che parte a caso nel video. Come funziona tutto questo? Ve la faccio molto semplice. Abbiamo l'azienda Pippo, che può essere un colosso da miliardi di euro, o il panettiere da Mimmo sotto casa, che va da YouTube e dice: ehi YouTube, voglio investire 1 milione di euro in pubblicità, che possono in realtà anche essere 100 euro. Questi sono i soldi, questo è lo spot, fallo vedere nei video. E YouTube dice: bene, a quale pubblico vuoi che venga mostrato? E questa è la cosa fondamentale, perché se l'azienda fa racchette da tennis, vuole che il video venga visto da gente appassionata di tennis. L'azienda quindi sceglie il pubblico e YouTube in automatico con i suoi algoritmi distribuisce lo spot sui vari canali, sui vari video, in base a quanti soldi ha messo l'azienda. In pratica, se l'azienda produce smalti e tu, Antonio, spettatore di 40 anni appassionato di moto, stai guardando un mio video, non ti comparerà la pubblicità di smalti. A meno che la sera non ti metti una parrucca e ti chiami Luisona. Questo perché YouTube sa che ti chiami Antonio, sa che hai 40 anni e sa che ti piacciono le moto. E secondo me sa anche se ti metti la parrucca la sera. Ora, so che in tanti si lamentano sulla privacy, è una cosa che può avere dei risvolti non etici, però per certi aspetti, dal mio punto di vista, mi sembra sensato che la piattaforma sappia cosa mi piace. Almeno so che a me nasca, che sto guardando un video su Dragon Ball, non mi compare una pubblicità di vibratori. Ora, quindi, tornando ad Antonio, che la notte non si chiama Luisona, se a lui piacciono le moto, è probabile che in un mio video di moto veda una pubblicità di un'azienda che fa stivali da moto. Ora, questi soldi che l'azienda ha messo su YouTube, che fine fanno? Qui arriva la genialità. Il 45% va a YouTube, il 55% viene diviso tra tutti i canali su cui è stata mostrata la pubblicità. Quindi, in sintesi, YouTube mi paga? Tecnicamente sì, nel senso che il bonifico mi arriva da YouTube. Ma quei soldi arrivano dall'azienda, e quanti siano quei soldi dipende da quanto il mio canale piace alle aziende. Cioè, se faccio video in cui ammazzo coniglietti, le do in pasta ai Rottweiler inneggiando a Satana, farò 1 miliardo di views, ma guadagnerò 0. Mentre se faccio un video da 100.000 views in cui parlo di investimenti, finanziamenti, borsa, guadagnerò un sacco di soldi, perché quelle pubblicità sono pagate tanto. Questo infine fa capire una cosa fondamentale, che il guadagno non è costante, ma è estremamente variabile, perché dipende dalla pubblicità. È più instabile e imprevedibile dell'andamento del bolivares venezuelano. Oh, tra l'altro, raga, questi erano soldi che avevo preso in Venezuela. Tutti questi che sono pezzi da 100, quando sono andato il primo giorno, valevano 3 euro. Dopo 20 giorni valevano 1 euro. Oggi valgono meno di un millesimo di euro. Raga, quel viaggio in Venezuela, tra l'altro, è stato pazzesco. Se volete che faccia un video dedicato, ditemelo qui sotto, perché ho visto cose che non potreste immaginare. Vabbè, detto questo, andiamo finalmente al computer e guardiamo quanto fatturo da YouTube. Quello che vedrete è quello che fatturo dai miei canali. Vi ricordo, perché ci sarà qualcuno che ha skippato tutta la prima parte ed è venuto solo qui, che quello che vedete è il fatturato lordo, dal quale bisogna togliere le spese e le tasse. Bene, prendiamo il canale italiano e nell'anno 2020 ho totalizzato 32,3 milioni di views per un totale di 20.356 euro. Se poi clicchiamo nella tab entrate, vediamo il dettaglio. Vediamo che le entrate sono 20.356 euro ad oggi, dall'inizio dell'anno. E ci sono questi due dati, che sono l'RPM. L'RPM sarebbe quanti euro faccio per 1000 visualizzazioni. Vedete, se fate 32,3 milioni diviso 20.356 diviso 1000, viene 0,63. Questo invece è il CPM, che è 2,50 euro. Che cosa vuol dire? Come dicevo, questo è quanto io incasso per 1000 visualizzazioni. Questo invece è quanto hanno pagato gli inserzionisti per 1000 visualizzazioni monetizzate. E qui uno dice: aspetta, scusa, ma cioè, se questo è quello che ha pagato l'azienda, tu non dovevi prenderti il 55%? Attenzione, questo è quello che l'azienda ha pagato per 1000 visualizzazioni monetizzate. Questo è quello che io ho guadagnato per 1000 visualizzazioni. Questo perché se il mio canale fa 1000 visualizzazioni, ma solo in 100 di esse compare la pubblicità, io sto guadagnando solo da quelle 100 visualizzazioni, non da 1000. Quindi, se ipoteticamente tutte 1000 le visualizzazioni fossero monetizzate con un CPM di 2,50 euro, io avrei guadagnato il 55% di 2,50. 1,37 euro. Questo ci fa capire che, essendo questo più o meno la metà di questo, vuol dire che la metà delle visualizzazioni che faccio non compaiono pubblicità e quindi non sono monetizzate. Ora, quando uno mi chiede: ma il Covid ti ha creato dei problemi? Corriamo al 2019. Boom! RPM 0,79 euro. Quest'anno, a causa della pandemia, da YouTube ho incassato il 33% in meno.
Un'altra cosa fondamentale da sapere su YouTube è che ci sono alcuni mesi dove guadagni di più, altri dove guadagni di meno. Vi faccio un esempio. Dicembre si guadagna un sacco perché siamo sotto Natale e perché siamo a fine anno, quindi le agenzie devono chiudere i budget pubblicitari, quindi devono spendere tutto quello che è rimasto. A gennaio la gente è senza soldi perché li ha spesi tutti per Natale e vacanze. Tutti lavora, è un mese di merda, fa freddo, fa schifo e quindi si guadagna meno. E per farvi vedere, a dicembre 2018 ho fatto 2 milioni di views per 3.500 euro, quindi un RPM di 1,61. Mentre a gennaio 2019 ho fatto 1,9 milioni per 1.299 euro, un RPM di 0,7, meno della metà. Quindi possiamo dire che il mio canale italiano mediamente fattura tra mezzo euro e un euro ogni 1.000 views. Ora, vi farò vedere una cosa che vi farà incazzare di essere italiani. Ladies and gentlemen, nel 2020, l'anno schifoso della pandemia, il mio canale inglese ha fatto 4,7 milioni di views e 9.100 euro. Con un RPM di 1,95, un CPM di 6,19. Fare video in inglese ti fa incassare più di 3 volte che farle in italiano. E il 2020 è un anno di merda, perché il 2019 RPM 2,40. 1,7 milioni per 4.000 euro. Cioè, vi rendete conto che se... Mi fa male pensarci. Mi fa male. Vi rendete conto che se il mio canale italiano fosse in inglese, io farei 10.000 euro al mese, anziché 3,5. Già. La domanda è perché? Come vi dicevo prima, il guadagno su YouTube varia. Ma non varia solo in base all'argomento di cui parli, ma varia anche in base a, attenzione, da dove la gente ti guarda. L'Italia è uno dei paesi al mondo dove su YouTube le aziende spendono meno. Quindi, se la gente ti guarda dall'Italia, non guadagni un cacchio. Ma se la gente ti guarda da qualunque altro paese del mondo, dove sono un minimo più avanti, guadagni molto di più. E la cosa assurda è che uno dice, vabbè dai, nel canale inglese ti guardano solo dagli Stati Uniti. No! Guardate qua! Un 13% mi guarda dagli Stati Uniti, ma Indonesia, dove la pubblicità vale noccioline. Filippine, India, Malesia. Mi spiace dirlo, ma in Italia siamo veramente indietro anni luce. Ora, e se il canale italiano rispetto al canale inglese fa pena? Guardate il canale gaming. Sto male. Nel 2020 3 milioni e mezzo di views per 1.790 euro, RPM 0,51, CPM più alto ma ci sono poche pubblicità. Ora vorrei mostrarvi anche i guadagni di Twitch, ma su Twitch c'è scritto proprio che non possiamo e dato che su Twitch hanno il grilletto facile e stanno bannando tutti, non voglio farmi bannare. Ma per darvi un'idea, quando ho streamato nel lockdown, che ho fatto 27 giorni su 30, 6 ore al giorno, ho fatto il calcolo orario, incassavo circa 15 euro l'ora, lordi, tipo una donna delle pulizie. Quindi su Twitch puoi fare soldi grossi, ma devi passarci ogni giorno della tua vita, sperare di diventare un colosso e boom 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 martellare, e soprattutto se ti fermi sei finito. Su YouTube invece se ti fermi i video continuano a macinare nel tempo. Infine, da un annetto a questa parte monetizzo anche da Facebook, e se facessi tante views su Facebook sarei molto contento perché ha un RPM come il canale inglese, molto alto, quasi 4 volte in più rispetto a YouTube. Faccio poche views però, insomma. Se facciamo quindi una sommatoria totale tra Facebook, Twitch e YouTube, nel 2019, dalla monetizzazione di queste piattaforme, mi sono entrati circa 55.000 euro lordi. Ora, se nel 2019 ho fatturato 55.000 euro lordi tra YouTube, Facebook e Twitch, ma per generare quei soldi ho dovuto pagare il lavoro di 4 persone, correre 2 campionati, pagare una moto disintegrata, investire migliaia di euro in attrezzatura nuova, mantenere un SRL che solo di costi all'anno ha circa 4-5.000 euro, come faccio a non essere ancora sotto un ponte? Capite che se faccio 2 calcoli, per sostenere tutta questa roba lì non è che non bastano 55.000 euro, non ne bastano 100.000. E questo fa capire come mai dopo il botto del 2019 io stavo per chiudere lì la stagione. Quindi l'unico modo per tenere in piedi tutto questo è o rinunciare a correre, non farsi aiutare, fare tutto da soli, ma che senso avrebbe tutto questo? Oppure trovare altri modi per guadagnare. Possono essere prodotti che vendo, come i libri, le magliette, Fitrace, o possono essere sponsor, che per quanto riguarda la parte racing fanno in modo che i costi della stagione scendano, mentre per quanto riguarda la parte sul canale si tratta di aziende che sponsorizzano i miei video e che quindi mi danno un compenso e o dell'attrezzatura. Se non esistessero queste collaborazioni con le aziende, questo canale così non potrebbe esistere. Quindi ci tengo a ringraziare immensamente tutte le aziende che fino ad oggi hanno creduto e continuano a credere e supportare questo canale.
E ringraziare ancora una volta anche tutti coloro che nel 2019 mi hanno aiutato a ricostruire la moto. E mancano ancora 200 video di ringraziamenti, li appena guarisco li faccio, ve lo giuro. Ora, ripeto, dalla monetizzazione sui social non ho guadagnato 55.000 euro netti, ma ho fatturato 55.000 euro lordi che hanno coperto una parte dei costi. Io lo so che non devo continuare a ripeterlo, ma io lo so già che ci sarà quello che domani andrà in giro a dire: Anasca guadagna 55.000 euro di stipendio da YouTube, mentre io faccio il pendolare nelle piantagioni di Guatemala per 10 euro al giorno. Che fatica vivere sui social. Però fanno ridere, dai, queste parentesi qua su Yeter. Ora, purtroppo, il quanto mi danno gli sponsor non posso dirvelo per ragioni contrattuali, nel senso che nei contratti ci sono delle clausole di riservatezza in cui non si può divulgare il contenuto dei contratti. Ma questo in genere nella maggior parte dei contratti esistenti al mondo, quindi è così. Ora, quindi, la risposta alla domanda quanto guadagno, quindi quanto tolto mi resta in tasca, vi posso dire che se non avessi comprato un cancro di macchina rossa e se non avessi aperto la ditta demolizioni, l'anno scorso avrei guadagnato quanto un dirigente d'azienda di basso livello. Ma visto come sono andate tante cose, a fine anno ho chiuso quasi come avevo iniziato l'anno. Quindi ho messo da parte veramente poca roba. Mille! Quest'anno avrei dovuto guadagnare molto bene, ma... vabbè, aspetteremo. Ora, alcuni potrebbero chiedersi: ma perché non faccio tutto da solo in modo tale che quei 55.000 euro di fatturato mi restino quasi tutti? I motivi sono vari. Il primo è che sono un imprenditore. L'imprenditore quindi deve delegare tutto il lavoro che ha per liberarsi del tempo da investire in altri progetti, farli crescere e delegarli. Quindi rinuncia al guadagno all'inizio per poi guadagnare di più avanti. Il secondo motivo è che non potrei correre, perché o faccio i video, o vado a parlare con le aziende, o cerco gli sponsor, o vado da lì. Il terzo motivo è che se non corressi non avrebbe senso tenere in piedi tutto questo, perché non possono correre. Inoltre, questo ti fa capire come quei 55.000 euro siano relativi. Perché se li fatturi facendo due video a settimana, fermo, chiuso nella tua cameretta, che monti in 4 ore, beh, minchia. Ma se per fare quei soldi devi fare 30.000 km l'anno in macchina, investirci 340 giorni, pagando altre persone, correndo due campionati, rompendo moto e ossa, quei soldi lì sono veramente poca roba. Vuoi fare lo youtuber? Ora, se sei capitato su youtuber perché hai letto l'articolo di qualche giornale sensazionalistico che ha fatto un titolo clickbait in cui dice youtuber da gozzilioni di euro, mi spiace deluderti, ma i soldi li fai facendo altro. Come visto, dalla monetizzazione di YouTube o fai una fraccata di visualizzazioni, o i video te li guardano dall'estero, e devi fare comunque tante visualizzazioni, o rischi di non arrivare a fine mese. Quelli che guadagnano milioni sono una microscopica parte, e soprattutto sono la maggior parte all'estero. Il concetto è come dire: voglio giocare a tennis perché ho letto che Federer guadagna milioni. Lui, però tutti gli altri no. In pratica, se vuoi fare lo youtuber come professione, devi capire che i tuoi introiti devono arrivare da altre fonti: sponsor, prodotti che vendi, lavori per aziende. Ed è proprio questa la forza di YouTube, la forza dei social, che ti consentono di raggiungere milioni di persone e di avere una forte pubblicità in mano. Per farti capire, se ti limiti solo a fare video, con 500.000 iscritti hai visto quanto si incassa. Ma se per caso hai un canale di 20.000 iscritti super fidelizzati, ai quali proponi un corso online da 200 euro e te lo comprano in 1000, ti hai incassato 200.000 euro. Cioè, con un canale 25 volte più piccolo di questo hai generato 4 volte di più. Questa dunque è la cosa che bisogna avere in mente. Ora, io non faccio questi numeri qua perché il nostro obiettivo non è fare i soldi, ma è fare qualcosa di figo, creare progetti belli, correre, fare dei video bomba. Perché se l'obiettivo fosse fare soldi, non mi romperei le ossa in moto e non andrei ad allenarmi tutti i giorni per vincere delle coppette che per me hanno un valore enorme, ma non valgono niente. Comunque, questa è la cosa che bisogna avere in mente ed è il motivo che ti fa capire perché ho almeno 4 persone che lavorano per questo canale. Perché affinché io possa correre, allenarmi e pensare a dei video, serve qualcuno che quei video li monti, che parli con le aziende, che risponda alle mail e che gestisca tutto il resto. Bene, grazie per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, spero che l'essere stato trasparente con voi sia una cosa apprezzata e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!